finita. È finita. È finita. Ce lo siamo meritati. Macedonia in finale. Vergognatevi. È una maledizione, ragazzi, è una maledizione, perché non è possibile un'altra volta. Sembra una Svezia 2.0 questa maledizione. Poi quello della Macedonia si va a inventare quel tiro. Mamma mia. Poi per non parlare di Berardi, ma no, Berardi, non sei commentabile. Col Sassuolo fai tanto il fenomeno che fai doppiette, triplette, rigore e contro rigore, qua ti sbagli nel primo tempo il gol, ma mi dovreste vergognare. Cioè io non ci posso credere che un'altra volta non andiamo al mondiale. Ma come si fa? Ma come si fa? Cioè a me questa non sembra la squadra dell'europeo, cioè a me sembra proprio un'altra squadra. Cioè a me sembra che senza Chiesa, senza Bonucci, senza Chiellini siamo una squadretta di serie B. Perché mi pare che Chiesa, Bonucci, Chiellini siano i fondamentali di questa squadra. A Macedonia non è che dice vabbè, abbiamo perso contro una squadretta. Tu pensi che a Macedonia ha fatto due tiri ha fatto a Macedonia, noi abbiamo fatto 20 tiri. Una volta il Papa, una volta la traversa, una volta quella, e manco quest'anno andiamo al mondiale. Manco quest'anno. E che stai? E questa è? Io non lo so, io sono sempre più convinto che l'Europea l'hai vinta per miracolo. Per miracolo l'hai vinto. Ma io non lo so, guarda. Io non lo so. Per carità, ci sta a perdere contro la Serbia, tutte queste squadrette qua. Ma non con la Macedonia. Con la Macedonia. È una maledizione incredibile. Basta. Guarda là. Berardi, portiere fuori dalla porta. Il portiere rientra, quello dica piano piano, perché tanto quello sta fuori. Ma tira forte. Basta. Macedonia del Nord in finale contro il Portogallo. Italia fuori. Perché? Perché tu sta partita la dovevi vincere 4-0. Ti sei mangiato 800 occasioni. Basta. E anche quest'anno il mondiale lo vediamo col binocolo.